ragazzi, nuovo video in casetta nuova. Allora, sono troppo contenta di avere lo studio nuovo. Comunque, in tantissimi mi avete chiesto se ho cambiato videocamera, che cosa ho usato per filmare l'ultimo video. In realtà non ho cambiato assolutamente niente, se non la postazione e il background dietro di me. Quindi, forse non lo so, siccome lo sfondo è un pochino più lontano, cioè la scrivania dietro, la specchiera un pochino più lontana, forse sembra un po' più sfocata, quindi non ho ben capito che cosa sia cambiato. Comunque io non ho cambiato niente, la videocamera è sempre la stessa. Comunque, oggi voglio fare che io mi perdo sempre in chiacchiere, tipo vorrei parlare con voi per ore, mi devo focalizzare sul tema del video. Allora, oggi voglio parlarvi di alcuni trucchetti strani, bizzarri, che però funzionano tutti riguardo ai capelli. Trucchetto numero 1: se volete fare le onde ai vostri capelli ma non avete i bigodini, un'alternativa molto molto valida e da costo zero sono i rotoli di carta igienica. Ebbene sì, io in questo momento non avevo uno finito, ma quello di cui vi sto parlando è proprio il rotolo soltanto di carta, una volta che naturalmente la carta igienica è finita. Non credo di aver mai fatto vedere la carta igienica in un mio video, però se utilizzate soltanto il centro di carta va benissimo ed è la forma giusta, perfetta per fare le onde, i ricci ai capelli. Provare per credere, ripeto, costo zero, quindi la prossima volta quando finite un rotolo di carta igienica non buttate il rotolo centrale di carta, perché può servire. Trucchetto numero 2: vi è mai capitato di tingere i capelli di un colore che risulta troppo scuro oppure di un colore che non vi piace particolarmente? Ebbene, si può rimediare a casa, stessa cosa, a costo zero o praticamente quasi zero. Che cosa dovete utilizzare? Dovete utilizzare il detersivo per i piatti. Strano, ma funziona. Basta prendere una o due gocce del detersivo per piatti, andare a strofinarlo per bene su tutta la capigliatura, su tutta la lunghezza, mi raccomando non dimenticate zone dei capelli, e poi andare a risciacquare e voilà, la tonalità di colore sarà più chiara di una o due nuance. Provare per credere. Altro trucchetto super utile, specialmente se come me avete i capelli con colpi di sole o che comunque sono sfibrati e molto secchi, è quello di non utilizzare più lo shampoo, bensì di usare il balsamo per lavarli. Sì, non sto scherzando, vi garantisco, non vi preoccupate che anche il balsamo lava i capelli perché ha delle proprietà lavanti, anche il balsamo, però potete immaginare è molto più idratante e lascia i capelli più morbidi, più lucenti. Il balsamo che vi sto facendo vedere è di Halier, che è un brand che mi ha contattato e mi ha proposto di provare i loro prodotti, poi se vi piacevano di inserirli in qualche video. Vi devo dire che mi sto trovando molto bene, io sto utilizzando il balsamo per lavare i capelli un giorno sì, un giorno no, e lo shampoo lo uso invece una volta ogni due settimane. Questo shampoo non ha SLS, non fa molta schiuma perché gli agenti schiumogeni sono molto aggressivi sui capelli, quindi questo non ne ha, è molto delicato, ma comunque preferisco utilizzare il balsamo per lavarli. Se trovate appunto shampoo che fanno tanta tanta schiuma, lo so che danno la sensazione che lavano bene i capelli perché vedete tanta schiuma, però non vi dimenticate che gli ingredienti che fanno la schiuma sono dannosi per i capelli e dannosi anche per la cute, per la pelle, quindi cercate di evitarli. Proprio per questo mi trovo molto bene con questi prodotti, sono super delicati ed è un periodo che io ho bisogno di prodotti particolarmente delicati che coccolino i miei capelli. Halier tra l'altro ha anche tutta una linea di prodotti per uomo, io vi lascerò comunque qua sotto nel box di informazione tutti i link alle loro pagine, al loro sito internet, così se volete vedere questi prodotti potete farlo appunto sui loro siti. Dateci un'occhiata, io mi sto trovando molto molto bene. Altro trucchetto assurdo, e io quando questa l'ho sentita mi è sembrato veramente impossibile, però funziona. Allora, fare un impacco ai capelli, questo solo per le bionde, però solo per le bionde, fare un impacco ai capelli con il ketchup, vi giuro che funziona per togliere il verde. Allora, avete presente, se fate colpi di sole, mesh, tinte, bionde, eccetera eccetera eccetera, a volte i capelli possono tendere un po' al verdognolo, verdastro, che è veramente brutto da vedere, specialmente se un po' che non fate il colore, dopo qualche tempo tende appunto a perdersi un po' e diventa verde. Allora, il ketchup, essendo rosso, voi lo sapete che nella ruota dei colori il rosso è l'opposto al verde, e vi giuro, perché l'ho testato e vi giuro, cioè mi sembrava una pazza con il ketchup dei capelli, ma funziona. Il verde dei capelli, se vi fate un impacco con il ketchup, sparisce, non so come mai, e poi sinceramente vi devo dire che lascia anche i capelli molto molto lucidi, che è una cosa che, insomma, non diciamo mai di no. Quindi, capelli biondi che tendono al verde, si risolve
con il ketchup. Altro trucchetto che è bizzarro ma funziona e l'ho sempre utilizzato anch'io: se volete schiarire i capelli ma non volete andare dal parrucchiere per non spendere soldi, oppure perché magari mesh, colpi di sole, tinte sarebbero troppo evidenti per voi, volete una cosa più naturale, un rimedio praticamente a costo zero, perché tutti ce l'abbiamo in cucina, è utilizzare un limone. Vi basta spremere il succo di un limone, perché va a schiarire i capelli, basta spremere un limone e andare ad applicare il succo del limone dove volete schiarire i capelli. Quindi se volete schiarirli su tutta la chioma lo applicate su tutta la chioma, se volete schiarirli solo sulle punte potete fare questo effetto ombre, andando ad applicare il succo di limone solo sulle punte, e poi o vi mettete un'oretta sotto il sole oppure con il phon al massimo del calore andate ad asciugare i capelli. Strano ma funziona, è un effetto molto graduale, quindi se fate un'applicazione a settimana dopo un paio di applicazioni si noterà, ed è anche molto molto sano per i capelli perché non ci sono agenti chimici che vanno a schiarirli ma soltanto limone. Altro bizzarro trucchetto: se volete una di quelle maschere in pacchi super nutrienti, super idratanti per i capelli ma non ne avete una in casa, si può utilizzare la maionese. Ebbene sì, questo in realtà è senape, ma né io né Tomascia abbiamo la maionese in casa perché non ci piace, ma devo comprarla per i capelli perché ho scoperto che è una super maschera, appunto, che lascia i capelli morbidi, lucenti e soprattutto nutriti in profondità. Si può utilizzare proprio come una qualsiasi maschera per i capelli, si lascia 20-25 minuti in posa, poi si risciacqua e grazie agli ingredienti della maionese come l'uovo, l'olio, i capelli saranno rigenerati, e tra l'altro costa anche molto molto meno. Siete stati dal parrucchiere, gli avete detto voglio farli crescere, taglia soltanto le punte, e vi ha dimezzato i capelli di mezzo metro? A chi non è capitato? Mannaggia, mannaggia i parrucchieri che fanno così, io ho un odio profondo. Capita a tutti. Ebbene, che cosa si può fare? Voi vi ritrovate con i capelli mozzati e vorreste che ricrescessero quanto prima. Una cosa che aiuta, naturalmente non possono succedere miracoli, nel senso che non potete risvegliarvi il giorno dopo con i capelli come erano prima, però potete aiutarli a crescere. Una cosa molto utile è quella di massaggiare ogni mattina, massaggiare tutto il cuoio capelluto con forza, non esagerando, però siate vigorosi, andate a massaggiare per bene tutto il cuoio capelluto, in questo modo andate a stimolare la circolazione, quindi stimolate la crescita del capello, e soprattutto andate a togliere anche tutte le cellule morte, quindi il capello sarà libero di crescere senza avere appunto uno strato di cellule morte, sarà libero di crescere, e questo aiuta a velocizzare la crescita. Se non avete voglia però di mettervi là ogni mattina 3 o 4 minuti a massaggiare tutta la vostra testa, una alternativa molto utile sono le capsule e gli integratori studiati apposta per la crescita dei capelli. Anche queste sono di Hallier, si chiamano Hair Viti e sono appunto un supplemento alla dieta. Sono delle capsule, ve le faccio vedere, io non so se si nota ma sono arrivata praticamente alla fine della boccetta, ne ho ancora 8. Sono queste capsuline blu ed hanno appunto all'interno ingredienti come il collagene ed altre vitamine che sono studiate appositamente per la crescita più sana, più forte e più veloce dei capelli. Altro trucchetto: se come me lavate i capelli non ogni giorno ma magari un giorno sì, un giorno no, oppure un giorno sì e due giorni no, lo sapete, il secondo e terzo giorno i capelli tendono a diventare un po' più grassi, un po' più unti alla radice, è normale. Ma una cosa molto utile, se non avete naturalmente lo shampoo secco, lo sapete, lo shampoo secco aiuta un sacco, però se l'avete finito o comunque non ce l'avete in casa, una cosa molto utile da utilizzare, e a me è successo di utilizzarlo e vi garantisco che funziona, è quello di utilizzare un ombretto bianco con un pennello ed andare a spennellare appunto l'ombretto bianco su tutta la zona più naturalmente più unta. E poi stessa cosa dello shampoo secco, andate a spazzolare via l'eccesso. Potete utilizzare anche il talco, ma gli ombretti io li ho sempre sotto mano, ho testato questa cosa per voi e vi garantisco che funziona, e poi una volta spazzolato via l'eccesso non si vede niente. Quindi potete utilizzare questo metodo sia se siete bionde che se avete i capelli scuri, vi garantisco che non si vede, però vi toglie l'effetto unto, perché il prodotto in polvere, che sia appunto talco o ombretto, va ad assorbire l'unto e va a toglierlo. Altro trucco
trucchetto per oggi, ma non meno bizzarro degli altri, è quello di utilizzare la Coca-Cola per lavarli. Sì, potete farlo un paio di volte al mese e aiuta a dare volume ai capelli. Se anche i vostri capelli sono piatti, non hanno volume, non hanno un'onda nemmeno a cercarla con la lente di ingrandimento, la Coca-Cola vi aiuta a creare volume, a dare un po' più vigore ai capelli e vi crea anche un po' di onde morbide che vanno tanto di moda in questo periodo. È strano ma vero, ma che cosa non è strano in questa lista di oggi? Quindi questo è tutto, spero vi sia piaciuto questo video, io vi mando un bacio gigantissimo se riesco a parlare, stay tuned per tantissimi nuovi video in arrivo, bacio grande e alla prossima, ciao!